Smontare e rimontare l'asta a gas è un'operazione molto semplice e veloce. Tuttavia, occorre prestare attenzione ad alcune avvertenze in modo da svolgere l'operazione in tutta sicurezza. In presenza di una sola asta a gas all'interno del mobile, assicurarsi che durante lo smontaggio l'anta non cada. In presenza di due aste a gas, invece, si consiglia di smontarle una alla volta. Verificare sempre la regolazione dell'asta a gas e il suo posizionamento nel supporto fissato al fianco del mobile. Non rimuovere gli attacchi fissati con le viti al fianco e all'anta del mobile. Smontare solo il pistoncino. Per un corretto funzionamento dell'anta si consiglia di sostituire tutte le aste a gas presenti nel mobile. Vediamo ora i passaggi per rimuovere la vecchia asta a gas. Con un cacciavite a croce, allentare la vite di bloccaggio. Sfilare l'asta dal supporto fianco secondo l'orientamento. Ruotare l'asta verso l'esterno del mobile. Sfilare l'asta dal supporto anta. Vediamo ora i passaggi per montare la nuova asta a gas. Inserire l'asta nell'apertura del supporto anta. Ruotare l'asta verso l'interno del mobile. Inserire l'asta nel supporto fianco facendo attenzione al corretto orientamento. Assicurare l'asta al supporto avvitando la vite e facendo attenzione a non stringere troppo. Verificare che l'anta funzioni correttamente.